La parola adesso al segretario generale della FLC-CGIL, Mimmo Pantaleo. La ministra Giannini ha dichiarato poco fa che lei è contenta che è stato approvato l'articolo 1 del disegno di legge sulla brutta scuola. Ora, io credo che un ministro dovrebbe vergognarsi di aver approvato un disegno di legge di quel tipo. E dovrebbe vergognarsi perché in realtà quel disegno di legge riporta la scuola indietro, riporta ad una scuola classista nella quale sostanzialmente le persone non hanno più il diritto a studiare, perché in realtà l'operazione che si fa è l'idea di un'azienda, meritocrazia, competizione, classificazione, questo è l'impianto di questo disegno di legge. E poi vorrei dire a Renzi, i Gessetti, la Lavagna, che molte scuole oggi non hanno avuto ancora le risorse per il funzionamento delle scuole e molti insegnanti portano da casa i gessetti. Molte scuole hanno le lavagne rotte e nessuno le ripara. E quindi da questo punto di vista il Presidente del Consiglio dovrebbe andare dietro quelle lavagne, non avanti a quelle lavagne. E poi voglio dire un'altra cosa, guardate, non dobbiamo essere grati agli studenti, perché l'altro giorno a Palazzo Chigi ministri e sottosegretari hanno tentato di scagliare gli studenti contro i sindacati e i docenti, e io penso che è stato importante da parte degli studenti respingere quella strumentalizzazione, perché guardate, in questa fase non dobbiamo tenere insieme le persone, dobbiamo tenere insieme i sindacati. Hanno tentato anche lì di dividere i sindacati, anche su quello hanno tentato, e noi dobbiamo dimostrargli che siamo uniti, perché uniti si può vincere, e dobbiamo tenere insieme gli studenti e le famiglie. Voglio dire qui anche un'altra cosa: se il garante pensa di mettere in discussione il diritto di sciopero, si sbaglia, perché la reazione sarà dura, perché noi, come diceva Di Menna, vogliamo scioperare anche nel periodo degli scrutini, e lo vogliamo fare nel rispetto delle norme, nel rispetto dei diritti degli studenti, nel rispetto delle famiglie, perché non siamo degli irresponsabili. E anche qui noi non ci accontentiamo di qualche aggiustamento. Quel disegno di legge così com'è inaccettabile, lo voglio dire anche a chi oggi i parlamentari stavano qui, è inaccettabile sul versante dei precari, perché guardate, io trovo scandaloso. E anche il civile, antidemocratico, che quando si parla di precari si parla solo di numeri, 100.000, 50.000, 60.000, qui stiamo parlando della vita delle persone, stiamo parlando della sofferenza delle persone. Stiamo parlando di gente che da anni è costretta a stare in questa condizione in cui sei sostanzialmente sempre di fronte al fatto: ma io avrò una supplenza. Questo Stato deve finire, bisogna garantire un processo di stabilizzazione vera a tutto il precariato oggi presente nella scuola. A tutto, non a te sì, agli altri no. Perché un grande sindacato ha bisogno di tenere insieme tutti, tutti. E i 5 sindacati della scuola vogliono tenere insieme tutti. E anche qui però, in realtà questo processo di missione ruolo è un processo finto. Addirittura si prevede che tu per il primo anno fai un contratto annuale a chi andrà sull'organico potenziato. Questo è scandaloso, perché dopo un anno quei precari che fanno? Qual è il rapporto a tempo indeterminato se tu non gli dai un processo di stabilizzazione vera? Questo è il primo punto. Il secondo punto: i poteri dei dirigenti. Ma anche qui le scuole non possono essere tramutate in aziende, non ci può essere l'uomo solo al comando. Se Renzi in Parlamento ha dei sudditi, noi nelle scuole vogliamo partecipazione e democrazia. Noi non siamo sudditi, siamo gente che garantisce alle nuove generazioni la possibilità di avere un'istruzione, di essere inclusi all'interno di questa società. E non ci pieghiamo. E guardate, non pensiamo solo al personale docente, ma pensiamo a che cosa succede sugli ATA, ad esempio, in una condizione in cui questo personale, a settembre ci saranno 2.000 tagli
non gli dai le posizioni economiche e li sottometti anche quelli in un'organizzazione all'interno della scuola simile a quelle delle aziende in cui c'è il capo e gli altri che obbediscono. E anche questa idea, che tu addirittura dai la possibilità a un dirigente di assumere e quindi apri la strada alle discriminazioni. Ma chi assume? Un docente disabile, un docente in malattia, una donna in maternità, ma anche uno che ha idee culturali diverse dal dirigente. Chi l'assume? Chi l'assume? Noi crediamo che la scuola non può essere questa, ma deve essere elemento di uguaglianza, di solidarietà. E anche qui questa storia dei 200 milioni. Diamo al 5% dei docenti 500 milioni, dopo che li blocchi i contratti, li blocchi la contrattazione. Ma non solo, gli tagli di 600 milioni il MOF, perché oggi all'interno delle scuole molte prestazioni non sono pagate perché il MOF non c'è. E poi hai scuole che cadono a pezzi, genitori che devono pagare. Prendete 200 milioni e datele alle scuole, garantite i sistemi di istruzione e rinnovate i contratti nazionali piuttosto. Rinnovate i contratti nazionali perché la valorizzazione professionale la vogliamo noi. Noi siamo il sindacato che vuole la valorizzazione, ma la valorizzazione non si fa con un nucleo di autovalutazione in cui metti insieme due docenti, metti insieme un genitore, metti insieme uno studente in una sorta di corporazione in cui alla fine però decide sempre il dirigente scolastico, perché non ci sono le competenze e quindi dai soltanto ad alcune le risorse e non a tutti, e così cancelli i contratti alla contrattazione. Insomma, noi non siamo disponibili ad accettare ricatti, lo voglio dire in maniera chiara. Se qualcuno pensa di ricattarti si sbaglia. E guardate, oggi io trovo importante che perfino la CEI oggi dice non andare muro contro muro, bene, ma il muro contro muro lo sta facendo questo governo nei confronti dei sindacati, non noi, lo sta facendo il governo con la sua idea autoritaria, con il suo autoritarismo, e noi andremo avanti. Io penso che da lunedì non solo noi dobbiamo fare i presidi 18, 19 e 20, ma io credo che in ogni scuola, l'NSU, devono essere protagonisti di assemblee aperte, di aprire una discussione, un confronto. Ci sono alcune scuole anche in Italia in cui i docenti hanno deciso le assemblee permanenti. Ci sono molte scuole che lunedì andranno in piazza in tante parti d'Italia. Insomma, il movimento cresce e continuerà, e lo voglio dire anche qui a Renzi, non siamo di fronte a minoritari, ad un movimento minoritario, no, noi siamo maggioritari nel paese, non minoritari, perché noi difendiamo la scuola della Repubblica, perché la scuola è organo costituzionale, non appartiene ai sindacati, dice Renzi. Certo che non appartiene ai sindacati, ma non appartiene nemmeno a lui e al suo governo. La scuola è del paese e degli italiani, la scuola è di chi ci sta oggi all'interno della scuola. E quindi da questo punto di vista noi dobbiamo andare avanti. E anche qui, e chiudo, io lo voglio dire, qui ho visto tanti parlamentari. Guardate, in questa partita c'è un problema di come anche le istituzioni, il Parlamento, ricuce con il paese reale, perché molti cittadini, andando in giro per le assemblee, hanno l'impressione che quel luogo lì, quello che ha alle spalle è un luogo chiuso, in cui prevalgono interessi, caste, clientele, malaffare, e non un luogo dove si danno le risposte ai diritti dei cittadini. Questa è la verità. In questa vicenda della scuola è in gioco anche la credibilità delle istituzioni che noi vogliamo difendere, perché la democrazia, soprattutto per chi sta nella scuola, è valore fondamentale. La scuola è democrazia, e quindi in questa battaglia oggi che noi facciamo sulla scuola pubblica, per la difesa della scuola pubblica, c'è una grande battaglia ideale fondamentale ed una battaglia anche per l'uguaglianza. Io trovo scandaloso, guardate, sta vicenda del 5 per 1000, se ne parla poco, ma è un elemento di discriminazione. Ma perché devi dare i soldi alle scuole collocate magari in quartieri migliori, in cui vanno i figli delle persone per bene, quelli che hanno i soldi? Si vuole dare il 5 per 1000? Si faccia un grande progetto contro la dispersione scolastica, si dia alle scuole la possibilità effettivamente di andare avanti, si dia alle scuole la possibilità di comprare quei gessetti e quelle lavagne su cui ha tentato di scrivere Renzi, ma molte delle quali sono rotte, e i gessetti, le persone, insieme alla carta igienica, tante cose le portano alla scuola. Sarebbe bene che incominciamo a ragionare su quello. Avanti ancora con la battaglia e con la lotta.